Amici di Weekend Dance, lo spettacolo continua, siamo alla TAM di Napoli, locale storico. Un nostro amico ci ha invitati alla presentazione ufficiale con tutti i suoi colleghi di Made in Sud del suo libro Ma che c'è da fotta? Alessandro Bolide, guardate il servizio. Noi viviamo sempre tutto con il buon umore, perché siamo tutti quanti in Made in Sud. Clementino, Puglia, Sicilia, Calabria, Lucania, welcome a Napoli e tutta Campania, dal meridione e di più, siamo tutti quanti Made in Sud. Per lavoro si sposta più su, la terra delle risate qua giù, non cambia il canale che ci sei. Ma che ce ne fotta? È il libro di Alessandro Bolide e lo presenta tra tanti amici. Annoveriamo purtroppo anche la presenza di Enzo Fischetti. Benvenuto a bordo. Sì, grazie, io sono venuto qui oltre che per la presentazione del libro. Lo mantenga. Sì, per chiedere scusa ad Alessandro. Perché? Perché? Perché quando l'ha presentata a Caserta io ho detto c'è più gente sul palco che in sala. E io questa sera sono venuto a chiedere scusa perché volevo dire che effettivamente questa sera c'è più gente al TAM che il numero di copie che lui ha venduto del libro. Quindi auguri e acquistate il libro di Alessandro Bolide. Assolutamente sì. Io sono sicuro che sarà divertentissimo perché basta guardare già la sua faccia, siccome poi lo conosco, gli ho detto molte verità qui dentro, sono sicuro che sarà ancora più divertente di quello che penso. Potrebbe essere un regalo per Natale, no? La solita cravatta, i soliti calzini, i soliti mutandoni, quest'altro è il libro. Basta, è il libro, anche perché è un libro da leggere in maniera divertente anche secondo me con gli altri, in comunità, tra una tumbulella e l'altra. Ti leggi una paginetta del libro e vai avanti. Sei bellissima. Sono bellissima. A Cattadaville. Secondo Francesco Albanese, il contenuto di questo libro. No, io dico chi legge pochissimo, cioè con questa uscita di questo libro, ci vorrà proprio ragione. Che legge va a fare? Infatti certo. L'unica cosa che ho letto fino adesso di questo libro è stato Prezzo. E devo dire la verità, non ci troviamo. Allora ti riguarda questo libro di Bolide? Mi riguarda sì, perché io da questo libro ho tratto il mio film, ho tratto un musical. Hai messo sotto al tavolino perché non gli andava bene a te. I miei amici qua ballava il tavolino a miso come pezzotto, perché questo è giusto. No, a parte scherzi. No, merita Alessandro Bolide. Merita, poi l'ho letto tutto di un fiato, veramente. Anche se c'erano dei pezzi suoi famosi, io sempre, cioè, diciamo, sostenuto la sua causa, perché veramente Alessandro è pure classe. Ma che ce ne fotte, è un titolo bellissimo, un titolo che ci tormenta da anni, ormai è appunto il tormentone distintivo del nostro amico artista comico, ora anche scrittore, narratore della sua storia, no? Di una storia interessante, una storia allegra, una storia anche molto intensa, è scritto diciamo con la supervisione del grande scrittore nonché autore letterario Pino Imperatore, imperatore appunto della cultura partenopea. E io non ho ancora letto questo libro, la copertina è molto molto esplicativa, c'è un'espressività artistica, attoriale davvero molto incisiva e è un libro come tutti i libri, deve essere per essere capito bisogna leggerlo. Che ne pensiamo di questo libro di Alessandro Bolide? Guarda, io non l'ho letto, ti dico la verità, credo che lo riceverò stasera, credo. Sicura, hanno detto che lo regalano a tutti? Spero di sì. No, io ho scritto un articolo che uscirà nei prossimi giorni sul Mattino. Alessandro secondo me è un comico un po' sui generis, a me piace la sua vena un po' folle a volte in certe cose che fa, e anche un po' di qualità attoriale che io ho trovato in lui, nei numeri appunto che si vedono anche a Made in Sud, che forse insomma gli dà un tocco diverso. Non so esattamente cosa ha messo nel libro, però immagino che sia un libro sicuramente spensierato, divertente, da godersi magari anche durante le feste di Natale con la famiglia, per farsi due risate. In Italia si legge poco, caro amico mio Paolo. Evidentemente questo libro ha tanti contenuti. Vogliamo iniziare adesso a leggere questi libri? Cominciamo. Sì, si legge poco. Iniziamo. Poco. Un motivo c'è. No, vediate, se per cortesia, ma guardate, guarda proprio tagli a capire che sono invidioso a questo punto di. No, guardate, yeah, ma è normale a fare un libro così, ah. Ma ce ne fottano a uno che si fanno libri. È vero. Si chiama su Aglioni? Alessandro Bolide. Alessandro Bolide, ma te voglio bene, ma io ti voglio bene, Alessandro, veramente, in bocca al lupo.
mi raccomando, che sia un regalo per Natale. Magari non acquistate la cravatta, il maglione, la camicia, regalate il libro di Boli da Natale. Perché è vero che bisogna essere buoni a Natale, ma pure un poco cattivi. Sei venuto malaccocco con il libro di Alessandro Boli. Ragazzi, acquistate subito il libro del nostro amico Alessandro Bolide, che può sembrare una cosa molto semplice, ma è un libro fatto con amore che trasmette tanto sentimento, perché Alessandro comunque è una persona molto sensibile e noi tutti gli vogliamo bene. Quindi, ragazzi, comprate, fate in fretta, perché le copie sono veramente, vanno veramente a ruba. Dino, già l'ha acquistato? Certo, due ne ho acquistate. Eccola qua. Quindi ragazzi, che dire, è un libro sicuramente da leggere e questo ci si sa. Gino Fastidio è contentissimo del libro di Alessandro Bolide, no? Assai, sono felice, sì. No, veramente, è potuto rispondere, ma che me ne fotto. No, invece è un bel libro. L'hai acquistato? No, in realtà ancora no, però mo a cacata rimane, insomma, oppure mi rubo questa copia. No, la devi regalare a un amico, no porta assolutamente, bene. Assolutamente, sì, bisogna comprare i libri perché è importante. Mo non voglio fare... No, però è importante comprare. È importante, no, perché in un libro è nato fatto, su internet, mamma mia, ci ha azzeccato. Sì, oh, amro carma, ne va giù, il libro, metti in una stanza, sul divano, a silenzio. Piglia lì, c'è nata così. A silenzio. A silenzio e leggi. Ma tu che boh, di no, è gas. Tu mi fai l'intervista sempre nei momenti peggiù. Cioè, la povera tenda che hai parla, Rico, ma che c'è? Alessandro, ma come lo fotto, bravo. Questo libro, Mimmo, a chi lo regaliamo? Questo qua a mio figlio Mattia, perché legge soltanto cazzate. E quindi questo è ottimo, anche per un bambino di 12 anni. Quindi il libro di Bolide, non perché sia tuo amico e fate parte della compagnia di Medisud, però è un libro leggero, simpatico. Alessandro è un ragazzo molto interiore proprio come persona, riesce a scrivere bene e trasmette la sua personalità facilmente. Quindi è un libro, potrebbe essere un regalo per Natale? Sì, sicuramente, per quanto mi riguarda, per mio figlio 13 anni, 12 e mezzo. Questa età qua secondo me l'accoglie benissimo. È stato il più bel messaggio che ti ha fatto, Mimo. Intervista seria, battute serie, libro serio, accattata lì. Ma che ce ne fotte, zoccata gente. Facciamo una cosa, facciamo che questo diventi il regalo di Natale. Bravo. Dai. Solita cravatta, soliti maglioni, solite camicie, le mutande. No. Questo poi può anche servire, insomma, l'occorrenza come cuscino. Perché no? Io sono d'accordo con la tua idea. E sicuramente anche i nostri amici da casa Weekend Dance, per Natale, acquistate questo libro. Ma che ce ne fu? Ma che ce ne fu? Posso dire, visto che io ho scritto la prefazione insieme a Gigi, voglio dire, questo sarà la panacea per tutti i che ce ne fu. La panacea, cioè, non è una località turistica, no, quella è panarea, questa è panacea. Panacea, cioè, capito? Così bisogna vivere la vita da oggi in poi. Ma che ce ne fu? Ti regalo panacea. Ma anche per la Befana, ma anche a panacea. Come ti è venuta l'idea di sposare questo progetto di Alessandro Bolide? Ma è stato un fatto naturale, perché siamo amici, questo ci ha aiutato molto. È stata un'operazione molto bella, entusiasmante, a tratti anche drammatica, perché sono stato con lui anche fino alle 3, alle 4 di notte, quindi a un certo punto l'ho dovuto cacciare. No? È valsa la pena però. È valsa la pena, sì, a parte gli scherzi, è stata un'operazione molto bella, un bel libro, leggibile, godibile, per tutti. Leggero. Leggero per il lettore, leggero ma anche pieno di riflessioni. Mm. Il vero umorismo, la vera comicità sono quelle che fanno riflettere, che non sono la battuta fine a se stessa, ma è quella che dopo ti fa pensare e ti fa approfondire certe tematiche. Alessandro l'ha fatto in maniera molto intelligente ed è vero, un libro che resterà nella storia della letteratura umoristica e comica napoletana. È lei la più sexy della serata, no? E d'altronde lo si vede, stringe su di lei, stringe, guarda che sorriso ammaliante, guarda. Ma sei troppo sexy, da vicino ancora di più. Ma dici la verità, che sono rimasta l'unica sexy, quindi complimenti, me li sto prendendo tutti io. Anche tu hai il libro di Bolide? Anch'io il libro di Bolide, appena acquistato. Sono felicissima di far parte di questo suo festeggiamento. Io spero che sia un ulteriore successo di Alessandro Bolide. E viva Made in Sud, viva il Cushion of Foot, che nella vita fa benissimo. Oh. Sempre un piacere vederti nelle occasioni importanti come quella di questa sera. Sì, è importante per me, per l'affetto che mi lega ad Alessandro, ma soprattutto per la stima, perché un attore comico, un comico, ma lui
è un pensatore comico che scrive un libro, è un qualcosa di bello, credo che trasmette tante belle cose, e poi è soprattutto bello che questo venga fatto in una città come la nostra, al sud, dove dicono che noi non siamo più colti, non siamo più quelli che eravamo una volta. Questa è una bella risposta. Ma nella tua vita quante volte hai detto "ma che ce n'è fuori"? Ma io spesso spesso, perché soprattutto nell'ambiente in cui vivo, quando prendiamo un gol, la cosa poi alla fine dice "ma che ce ne importa". Abbiamo un autore, quindi chi meglio di lui ci può dare un giudizio sincero su Alessandro Boglia? Guarda, in genere i libri odorano di stampa. Questo che odore ha? Fede, no! Sai, proprio una cosa tremenda. Cioè, una cosa. Cioè, il primo libro già carta riciclabile, e già il passaggio al macero. Scherza, no, Stefano. Pensando, è un capolavoro della letteratura moderna, e non potrei dire altro. No, veramente mi fa molto ridere. Alessandro mi fa veramente ridere. Ma non mi fa, cioè, mi fa ridere quando cammina, cioè, mi fa davvero ridere. Quindi è un libro che tu consigli ai nostri amici che ci guardano da casa, magari potrebbe essere un regalo per Natale. Assolutamente no, a Catania va all'estate direttamente. Cioè, no, veramente, sarà un regalo strepitoso, fatelo perché merita tantissimo. Devo complimentarmi perché hai invitato tutti i tuoi amici, sono venuti tutti, tranne qualcuno per problemi personali. Diciamo, un bel buffet. Anche un po'. Anche il maltempo, diciamo, è stato. Parte quello che il maltempo però, in questi giorni a Napoli. C'era tanta gente, anche il vice direttore parlati, direi due, c'era Gina Aveta, autore della Rai, Nato Ormone, un bel Pippo Pelo, c'eri tu. Che alla fine noi ci intervistiamo, ma tu realmente mi hai fatto un regalissimo a stare accanto a me a questa. Perché te lo meriti, Alessandro, te lo meriti. Seratissima. Insomma, io sono convinto che questo libro, come ci siamo messaggiati nei giorni scorsi, l'ho letto. È un libro leggero, ironico, al punto giusto, molto reale, e quindi potrebbe essere realmente un libro che non può mancare assolutamente a casa vostra. Guarda, io sono contentissimo già che si sia fatto un libro, e come ho detto anche prima e sto dicendo in giro, è il tormentone che ha girato, è imperversato, la gente ne ha fatto un uso proprio del tormentone, e è arrivata l'attenzione di questa casa editrice, e quindi è il caso di dire che è il pubblico che mi ha regalato la possibilità di fare un libro. Quindi alla fine, se il pubblico poi lo acquista, sono ancora più contento, ma io sono dell'opinione che le cose vanno fatte con amore. Io ho sempre fatto questo mestiere con una passione totale. La giusta umiltà, la giusta passione, la semplicità. E quindi sono contento alla fine che possa arrivare anche nelle case degli italiani, con la preferenza, scusate se è poco, dei napoletani, che sono la mia forza, perché sono un autentico napoletano. Alessandro Boride! Ma che ce ne fu? Ma che ce ne fu?